A te, anche stasera siamo insieme per la preghiera e tutti insieme vogliamo unirci di pari consentimento, metterci insieme, perché questo piace al Signore, Lui lo dice nella Sua parola. Vedi, quello che è importante, quando noi, mentre leggiamo la parola, troviamo questa cosa mi piace, questa non mi piace. Quale deve essere la nostra attenzione? Cambiare subito. La nostra vita ha bisogno di una modifica, perché noi siamo cresciuti allo stato brado, siamo stato selvaggio e il nostro essere selvaggio si è formato con un'educazione che serve per questo regno, dato che questo regno è inquinato ed è moralmente basso, il Signore ha provveduto ad una trasformazione, ad un innesto per migliorare la nostra vita. Non solo perché Egli ha messo nel giardino di Eden un angelo che guardava l'albero della vita che non fosse stato toccato da Adamo ed Eva. Perché se avessimo mangiato l'albero della vita, noi non avevamo la morte e dovevamo vivere in questo corpo per una eternità. Cioè, immaginati, sorella, fratello, dovunque tu sei, vivere in queste condizioni con il fatto di non morire mai, con tutti i dolori che hai addosso, con tutte le difficoltà, solo al pensiero non sai che cosa devi, non ti potevi neppure ammazzare perché non morivi, perché la vita continuava. Benedetto sia il Signore, tu capisci bene. Dio cosa ha fatto? Ha bloccato per riprendere un progetto, come poterci salvare, per ricominciare e rinnovare con una vita diversa. La nuova nascita prodotta dallo Spirito Santo nel nostro essere ora ha bisogno di un modo diverso da vivere. E dove lo troviamo? Nella parola del Signore. Perciò noi attentamente cosa facciamo? Lasciamo questo e prendiamo quello, come quando dobbiamo trasferirci in uno stato diverso. Mi ricordo nel 52-53 molti emigranti partivano per il Venezuela, pensavano che lì era come qui, si mettevano in delle valigie che portavano grandi, verdi, coperte e indumenti pesanti, perché non sapevano che lì faceva sempre caldo. Finché poi è arrivata la notizia da quelli che c'erano di prendersi quelle cose necessarie e non erano più quei valigioni che partivano, erano quelle cose, valigie normali che ci mettevano il necessario. Noi, in preparazione per il regno di Dio, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo escludere quelle cose che non sono piacevoli al Signore e prenderci quelle cose che sono piacevoli al Signore, perché ci esercitiamo qui per la preparazione di una eternità. Hai capito bene? Perciò la lettura, l'istruzione, la guida che ci dà lo Spirito Santo, cosa fa? Ci fa lasciare e ci fa prendere. Che cosa? Guardiamo dei fenomeni su larga scala. Negli Atti degli Apostoli troviamo che quando l'Evangelo ha incominciato a prendere forza nei credenti del primo secolo, vendevano i loro beni, si davano a Dio e servivano Dio, perché per loro era prossimo il ritorno del Signore, per loro fare la volontà di Dio,
prepararsi per questo nuovo evento, per il ritorno del Signore, era la cosa più importante. Era un fenomeno forte. E mi ricordo io, quando nel 51, 52, 53, coloro che accettavano il Signore nel proprio cuore, mi ricordo c'era un fratello siciliano che vendeva una polmerina per i mercati per vivere, serviva per pulire cucchiai, forchette, argenterie e così via. Diceva, quando veniva ospitato a casa nostra, che lui non aveva comprato il mobilio, perché tanto fra poco il Signore ritorna. Quei pochi soldi che faceva nel mercato, spediva ogni giorno, due giorni, qualcosa a casa per poter mangiare. C'erano questi sentimenti, preparazione per l'incontro del Signore. Questa preparazione non era solo dal trascurare alcune cose, ma era una preparazione spirituale, perché la presenza dello Spirito Santo in quei cuori che stavano attenti, vigilavano, cambiava il loro modo di essere, avevano uno stile di vita diverso. Beh, diciamo che forse in qualche modo esageravano, però noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo esagerato dall'altra parte. Ora dobbiamo ristrutturarci piano piano sulla base del nuovo regno, del regno di Dio che posiziona le sue leggi nel nostro cuore per lo Spirito Santo e ci guida nella giusta direzione, perché è lì che restiamo un'eternità. Qui partiamo e non sappiamo quanto tempo restiamo. Questa sera siamo qui per la preghiera e vogliamo guardare anche un aspetto, come affrontare la prova. Molte volte affrontare la prova bisogna affrontarla anche nel modo giusto, perché molte volte non cambia granché, però dipende come l'affrontiamo noi. Mi ricordo quando ero piccolo che quando ci facevamo male piangevamo e correvamo dalla mamma. Non so se è capitato pure a te. La mamma cosa faceva? Eravamo caduti. Magari i ginocchi si erano rotti, si erano graffiati, c'era il sangue vicino alle mani. La mamma cosa faceva? Che medicina aveva? Ci prendeva in braccio, guardava la ferita, ci dava due baci sopra, ci accarezzava un poco, calmati. Cosa era cambiato? Il male era quello, il sangue era quello, tutto, però il bambino si fermava di piangere. La mamma sapeva come affrontare la situazione. Il cambiamento veniva immediato, non era cambiato nulla, ma era cambiato l'atteggiamento del bambino verso la sofferenza che aveva. E sapete che abbiamo bisogno anche noi di sapere come superare la prova. E nella parola del Signore ci sono tutte le indicazioni. I credenti che non leggono la parola del Signore o non l'ascoltano perdono molto, perché quando si imbattono nella difficoltà non sanno come venirne fuori e gli manca la guida dello Spirito Santo, ma gli manca anche l'insegnamento della parola, perché la parola si erge nel nostro cuore quando la depositiamo nel nostro cuore e nel momento che ci serve essa si sbarazza delle altre cose e si posiziona. Guardiamo insieme un grande servo di Dio che nella storia è passato come l'uomo di grande pazienza. Prima che te lo dico già lo conosci. Giobbe, la pazienza di Giobbe, questo uomo integro, forte, sano, che si comportava in un modo straordinario. Aveva una cura per tutte le cose, amava Dio e soprattutto voleva che la sua famiglia fosse in ordine con Dio. Quando la sera andavano a mangiare la pizza i figli, diciamo la pizza, lui offriva olocausti a Dio
per i loro figli, dicendo che se loro offendono Dio, io faccio riparazione per loro. Vedete? Una persona interessata non solo per se stesso, anche per la sua famiglia, perché voleva che Dio non fosse offeso da qualcuno della sua famiglia. Che esempi speciali. Guardiamo che cosa dice riguardo alla sofferenza, che di sofferenza ne ha avuto, e può darci anche qualche consiglio. Ascoltiamo bene, lascia le altre cose da parte. Ascoltiamo la parola, incorporiamola, mettiamola dentro e poi al momento opportuno ci aiuterà. Giobbe 23, 2. Guardiamo che cosa ci dice. Anche oggi il mio lamento è una rivolta. Immaginati quest'uomo che soffre e forse soffri pure tu. E adesso ti ci vedi dentro. Soffro pure io e ci vediamo dentro. Anche oggi il mio lamento è una rivolta. Che vuol dire una rivolta? Mi turba, mi incide su di me, non mi dà quello che io ho bisogno. Per quando io cerchi di coprirne il mio gemito, cioè vuole contrastare, vuole mantenerlo nascosto, vuole mantenerlo da non farlo aprire troppo verso coloro che lo circondano. Il suo dolore lo copre, lo comprime, lo tiene dentro. Anche oggi il mio lamento è una rivolta per quanto io cerchi di comprimere il mio gemito. Il gemito, il lamento che ne veniva fuori nella posizione in cui si trovava. Cercava di comprimerlo come quelli che si sentono male, che fanno il dolore, la sofferenza. Lui cercava di fare che cosa? Di comprimerlo. Il Signore ci deve aiutare. Perché lo comprimeva? Perché c'erano degli amici, se tu guardi poi nel capitolo e lo vai a leggere, che gli dicevano, guarda, qualche cosa hai combinato per stare in questa posizione. Anziché aiutarlo, più lo facevano sentire in colpa. Ma diciamo che poi non era st'uomo proprio come descrivevano gli amici, perché se si preoccupava dei figli e offriva sacrifici quando andavano a mangiare, credo che aveva una grande riverenza per il Signore. Ma questo si sottometteva alla volontà di Dio e cercava di comprimere e non sapeva come doveva fare per non allargare il raggio della sofferenza. Cioè, in parole diverse, soffriva dentro, cercava di comprimere il suo dolore, presentandolo al Signore, ragionando dentro, e questo non sempre gli portava la risposta che aveva bisogno. Ma c'è un metodo come poter venirne fuori che alleggerisce la nostra sofferenza. Ci sono delle parti su un metallo, per esempio, che si aggrappa meglio. E ci sono delle parti che scivolano e non si aggrappano. Quando si fa una pittura, per esempio, si mette un aggrappante. Cosa fa? Tra il muro e la pittura che viene messa, un materiale che non fa scivolare la pittura che viene messa. Se non c'è quello, scivola. Come fare scivolare le sofferenze che abbiamo nel nostro cuore, che non incidano più di tanto nel nostro intimo, nella nostra vita? È possibile che c'è un mezzo? Nella parola del Signore c'è anche questo. Come tu puoi superare una prova e non ti pesa? Ho detto prima che il bambino che si fa male, quando lo prende la mamma, guarda la ferita,
lo vede, lo rivede, gli dà un bacetto, una carezza al bambino e questo si ferma. Vuol dire che il metodo non guarisce la persona, ma la calma, lo fa sentire diverso. Anche noi credenti abbiamo il metodo che troviamo nella parola del Signore. Perché molte volte un piccolo dolore, quando cominciamo ad allargarlo, diventa più grande, più grande, più grande, e noi più ne parliamo e peggio è. Guardiamo i credenti di altri tempi, come comprimevano quello che parla Giobbe in questo passaggio. Dobbiamo lodare, ed è la prova si allontana da noi. Ah, sì, lodare il Signore, cantare, aprirsi a Dio, innalzare Lui. C'è un canto che dice, e si vede che quel credente che l'ha composto aveva ben compreso. E quando vi è la tristezza, e scampo non so donde viene, o non sai donde viene, disciogli la lingua al canto, e tutto, tutto ti andrà bene. Quanti canti ci conosci che ti trasportano verso la lode? Vuol dire che è una medicina speciale. Non vuol dire se tu credi o non credi, vuol dire se tu lo fai o non lo fai. Perché quando noi contestiamo ciò che dice la parola del Signore, non solo non crediamo, ma ne paghiamo le conseguenze. Noi dobbiamo leggere, guardare gli esempi che abbiamo e se hanno funzionato ed è scritto nella parola del Signore, noi lo dobbiamo solo fare. Guardiamo insieme che cosa dice in Atti capitolo 16 verso 20. Lo leggiamo insieme questo passaggio dal 20 al 28. Poni mente, stai attento, stai attenta, perché Dio ci dà la medicina, ma noi ce la dobbiamo prendere. Se la teniamo sul comodino, non basta comprarla e metterla sul comodino, bisogna prenderla. E presentateli ai pretori, qui si tratta di due credenti che mo guardiamo insieme, dissero questi uomini che sono giudei, perturbano la nostra città. Vai avanti, bello, me lo fai scivolare finché ti dico ferma. E predicano dei riti che non è lecito a noi che siamo romani, né di ricevere né di osservare. E la folla si levò tutta insieme contro a loro. E i pretori, strappate loro di dosso le vesti, comandarono che fossero battuti con le verghe. Cominciamo a capire la profondità della difficoltà che si presentava a questi due servi del Signore, a questi due credenti. E dopo aver dato loro molte battiture, non uno sguardo cattivo, non una sgridata, in pratica, vedete, l'avversario quando deve toccare noi, fa pratica su di noi. Quando noi dobbiamo scacciare l'avversario, dobbiamo usare i metodi che ci dice Dio. E allora funziona. Li cacciarono in prigione, comandando al carceriere di custodirli sicuramente. Ti pare questa posizione una posizione felice? Guardiamo ancora cosa succede dopo. Il quale, ricevuto un tal ordine, li cacciò nella prigione più interna e serrò loro i piedi nei ceppi. Che posizione! Ma guardiamo insieme e prendi nota perché se tu usi il metodo che c'è nella parola del Signore, tu vedrai la gloria del Signore che si riversa su di te. C'è un canto che dice: lo lodo nella valle, lo lodo sul monte. Vuol dire che ci deve essere un qualcosa di speciale in questo.
Or sulla mezzanotte non era giorno chiaro, la posizione era alle peggiori. Paolo e Sila, pregando, cantavano inni a Dio e i carcerati li ascoltavano. Mamma mia, gloria a te, Signore. Io lo rileggerei un'altra volta, perché forse non hai capito bene. Forse non hai capito bene, sorella. Leggiamolo un'altra volta. Signore, aiutaci. Guardiamo la posizione. Rileggiamo dal verso 20. Andrò un poco più veloce. Perché la parola del Signore ci dà i metodi di come uscire fuori. Quando noi li applichiamo, funzionano. Perché non dovrebbero funzionare se hanno funzionato con milioni di credenti? Miliardi di credenti. Mi ricordo la testimonianza di Richard Wurmbrand, un pastore che era ebreo, convertito in Russia per 14 anni di prigionia, aveva dei buchi fatti nel corpo che infuocavano i ferri nel fuoco e li bucavano, li facevano stare in una stanza come un porcile che dovevano stare piegato. Quando è uscito fuori, mi ricordo che veniva a Lugano per predicare, lui con la sua moglie predicava seduto che non ce la faceva, però lui diceva: non c'è stato un giorno che non ho danzato davanti, lo ricordo io, l'ho visto io, l'ho sentito con i miei orecchi, non c'è stato un giorno che non ho danzato davanti alla presenza del Signore. Allora il metodo c'è. E presentateli ai pretori, dissero questi uomini. Quello che dico io, parliamo del 1968, quello che dice la scrittura, parliamo del 60 dopo Cristo. Gesù Cristo è lo stesso, nel 60 dopo Cristo e nel 1968, e anche nel 2017 lo stesso, perché Dio sa quello che dice noi quando lo applichiamo nella nostra vita. È bello. E presentateli ai pretori, dissero questi uomini che sono giudei, perturbano la nostra città e predicano dei riti che non è lecito a noi che siamo romani né ricevere né osservare. E la folla si levò tutta insieme contro a loro e i pretori strappate loro di dosso le vesti. Guardate che trattamento! Comandarono che fossero battuti con le verghe e dopo aver loro date molte battiture, non carezze, li cacciarono in prigione comandando al carceriere di custodirli sicuramente, il quale, ricevuto un tale ordine, eseguirono subito, li cacciò nella prigione più interna e serrò loro i piedi nei ceppi. Or sulla mezzanotte Paolo e Sila, pregando, cantavano inni a Dio e i carcerati li ascoltavano. Dio ti sta dando un metodo, questo metodo funziona. Andiamo al 26. E ad un tratto si fece un gran terremoto, talché la prigione fu scossa dalle fondamenta, e in quell'istante tutte le porte si apersero e i legami di tutti si sciolsero. Vai bello. Il carceriere, destatosi e vedute le porte della prigione aperte, tratta la spada, stava per uccidersi pensando che i carcerati fossero fuggiti. Ma Paolo gridò ad alta voce: non ti far male alcuno, perché siamo tutti qui. Che medicina, Signore aiutaci. Ma no, ma adesso sono altri tempi, ma una volta si facevano male come ci facciamo male noi quando prendevano botte. Una volta erano tale e quale di carne come noi, una volta avevano un cuore uguale al nostro. Cosa avevano di speciale? E usavano il metodo che gli veniva dettato dallo Spirito Santo, perché seguivano le indicazioni dello Spirito Santo. Per loro era un onore soffrire. Ma Dio non soltanto operava,
il metodo funziona, ma salvava le persone che c'erano vicino, perché quella stessa notte, quella posizione, portò una famiglia e non solo al Signore, ma un verso che sarà stato letto da milioni di persone: credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. Quella parola si è rinnovata in milioni di cuori come una garanzia, come una parola proveniente da parte del Signore, una parola ispirata dallo Spirito Santo che ha arricchito milioni di cuori aspettandosi la risposta che la loro famiglia sarebbe stata salvata. Vedete, guardiamo l'opera del Signore. Istruiamoci ed applichiamolo. Il Signore non ci dice se li sappiamo le cose funzionano. Nel momento della prova, come farla scivolare dal nostro essere? Come liberarcene prima possibile? Torna un poco indietro, verso 25. Sulla mezzanotte, Paolo e Sila, pregando, cantavano inni a Dio. Signore, aiutaci. La lode è importante, la preghiera è importante, ma come sono messe bene queste ricette? Non mettono una parte e l'altra no, mettono esattamente quel che facevano. Due cose facevano: pregavano e lodavano Dio. Ti trovi in una posizione difficile, noi preghiamo stasera, noi siamo qui per la preghiera, però è giusto che tu non diventi un grande piagnucolone, che tutti quelli che stanno intorno a te danno l'impressione che tu non riesci proprio a uscirtene fuori. Se sei un credente, questo vuol dire una cosa, che tu mantieni la volontà di Dio al di sopra delle condizioni che tu vivi, perché il credente, noi credenti, dobbiamo saper accettare in certi momenti la volontà del Signore così com'è, e mentre aspettiamo che si fa giorno non ci dobbiamo disperdere, perché Dio in quella posizione non aveva perso il controllo. Stasera il Signore ti dice una cosa importante: Egli non ha perso il controllo della tua vita, ma tu in che posizione stai davanti a Lui? Tu come ti muovi nella sua presenza? Dio non ha perso il controllo su di te, Egli ti vuole tirar fuori, ma noi dobbiamo usare i metodi che troviamo nella parola del Signore. Perché? Perché noi non abbiamo il potere di poterne uscire fuori, ma se noi accettiamo in quei momenti come volontà di Dio quella strettoia che stiamo passando, e senza tener conto di cosa stiamo passando, ma tu mi dirai: fratello, ma tu non conosci il dolore mio, tu non sai il caso mio, tu non sai mio marito come mi tratta, tu non sai mia moglie che se n'è andata, tu non sai mia figlia quanta sofferenza mi dà, tu non sai il mio dolore. Io ti riporterei dove era Paolo e Sila per farti assaporare la posizione di questi credenti, qual era, e credo che tu ritorneresti a prenderti quella che hai e non quella che avevano loro. Il Signore ci deve aiutare. Ma accettavano come volontà di Dio quella posizione perché sapevano che loro erano degli strumenti nelle mani di Dio. La loro vita, il padrone era Dio, e se Dio permetteva in quel momento quel passaggio stretto, Dio aveva un progetto. Dio ha un progetto per te. Gloria sia resa al Signore. Quale progetto? La posizione loro, restando lì, senza tener conto più delle sofferenze, ma usando il loro cuore, il loro essere per onorare e lodare Dio, nonostante i ceppi e battiture, il Signore intervenne con potente mano. Cosa fece? Andiamo avanti dal verso 26. Ad un tratto,
detto, noi quando andiamo al Signore e non teniamo conto delle difficoltà che ci sono, perché la cosa più importante per noi è lodare Dio, onorare Dio, cercare Dio, invocare Dio, lodarlo, benedicendolo, ci dimentichiamo pure che cosa stiamo, dove ci troviamo. Colui che è al di sopra, che non ha perso il controllo, egli ha tutto sotto controllo mentre siamo nella sua presenza. Ad un tratto si fece un gran terremoto, talché la prigione fu scossa dalle fondamenta, e in quell'istante tutte le porte si apersero e i legami di tutti si sciolsero, tanto che il problema che si era creato, il guardia carcerieri voleva togliersi la vita, ma in quell'istante non solo furono liberati, ma Dio si servì di loro. Ti è capitato di andare a trovare qualche ammalato che sei andato per confortarlo e sei tornato ricaricato, perché il suo dolore, la sua posizione, hai pensato quando era difficile, ma perché aveva una comunione con lo Spirito Santo, perché Gesù era vivente nella sua vita quando sei tornato a casa? Il Signore ti ha parlato, sei andato per confortarlo e il Signore ha confortato te. Sei andato per dargli una parola e il Signore ha usato lui o lei per darti una parola. Perché? Perché la sua posizione, pur essendo non favorevole come si trovava, sapeva attraversare il momento difficile che stava vivendo. Come lo stava attraversando? Pregando e cantando inni di lode al Signore. Certo che non avevano una grande salute, certo che la loro voce non era così risuonante come la mia in questo momento, perché c'è pure il microfono, ma nel loro modo di fare essi sapevano onorare Dio nella posizione che si trovavano. E perché loro onoravano Dio lì dove si trovavano, cosa successe? Dio onorò loro, non soltanto nella liberazione, non soltanto per liberarli, ma dato che erano missionari, la loro missione anche in quella posizione portò frutti per l'avanzamento dell'opera del Signore. Fratello, sorella, qual è la tua posizione? Ma il tuo rapporto con Dio com'è? Ti metti in una posizione dove il dolore se ne scivola quando tu lodi il Signore, quando tu cerchi il Signore, quando tu sei intenzionato ad onorare Dio a qualsiasi costo? È un metodo che ti fa dimenticare te stesso, perché cominci a preoccuparti di quelli che sono intorno a te. Cosa vuoi dire, fratello, quando dici che mi dimentico del mio dolore? Loro potevano scappare, ma c'era qualcuno che doveva essere salvato, e per loro era più importante salvare il carceriere che scappare via loro dalla posizione che si trovavano. Fratelli, la parola del Signore noi la dobbiamo mangiare, la dobbiamo vivere, lo dobbiamo sapere, ma la dobbiamo applicare nella nostra vita. E quando andiamo al Signore, allora vediamo la grande liberazione di Dio. Questi insegnamenti sono quelli che noi troviamo nella sua parola. Ora è tempo che noi li applichiamo nella nostra vita. Ci stiamo impegnando allo stesso modo? O viviamo una vita così disordinata, in lamentele continue, che chiunque ci viene a trovare non verrà mai più, perché ci sente come un pozzo di lacrime e continuiamo a non tener conto che c'è un Dio che non ha perso il controllo sulla nostra vita. Dio ha ancora in controllo tutto. Noi andiamo a Lui stasera, lo lodiamo, lo ringraziamo, lo benediciamo, lo innalziamo. E come risultato? Fratello, ma come faccio a lodare Dio? E poi, ma hai letto, te lo vuoi rileggere, vai, prenditelo, Atti 16, leggi tutto il capitolo. Come facevano questi? Erano di carne uguale come noi. Perché? Perché avevano una comunione continua e lo Spirito Santo li guidava. Dio li seguiva,
Perché loro seguivano Dio. Quando parliamo di comunione, che cos'è? E comunione vuol dire due parti che convivono. Loro onoravano Dio, Dio onorava loro, loro invocavano Dio, pregavano, Dio rispondeva. Loro sapevano che la lode, Dio vive nella lode del loro cuore. Loro cosa facevano? Lodavano, perché dove c'è la lode c'è la presenza di Dio. E quando c'è la presenza di Dio, le cose cambiano. I risultati sono evidenti, sono lì istantanei. Dio usa tutti i modi. Guarda cosa ti voglio dire. Se noi ci mettiamo a lodare il Signore e lo invochiamo, lo ringraziamo, pregando, lo lodiamo per dire: Signore, grazie che io sono in una posizione meglio di quanti peggio di me sono. Comincia a salire la lode, Dio può fare una sorpresa speciale per te come la fece per loro, perché Dio è lo stesso Dio. Noi non parliamo di noi quando siamo bravi, noi siamo delle grandi frane, noi siamo delle frane veramente, di quelli che non c'è ferro e cemento che ci trattengono, ma Dio è all'opera e dà le direttive ai nostri cuori, che nel momento che stiamo per affrontare la difficoltà, egli ci porta alla mente quanti sono passati prima di noi, come sono passati, come hanno fatto, esattamente come con lo stesso peso del bambino che piange e non trova la risposta, viene accarezzato dalla mamma e passa tutto. Quando tu ti metti a lodare il Signore e fai esattamente quello che dice la sua parola, Dio usa lo stesso metodo per tirarti fuori. Mettiamo un bel canto insieme e poi andiamo al Signore. E aspetta di grandi cose dal Signore. Metti il Signore al primo posto, lodalo, prega, invocalo, benedicilo, innalzalo, servilo. E poi vedrai cosa farà Lui nella tua vita. Le sorprese sono ogni giorno, l'una dopo l'altra. Benedetto sia il Signore. Non solo il Signore salvò, ma trovarono anche refrigerio nella casa. Erano estranei in quella zona, in quella città. Erano appena arrivati perché il Signore li aveva guidati. Cosa trovarono? Trovarono che poi tutta la famiglia si mise in moto per fare cosa? Lavorarono le piaghe, misero tavola e li fecero mangiare. Diventò la casa dove venivano accolti. Che differenza! Perché? Perché pregavano e lodavano il Signore. Il canto non lo facevano per far sentire agli altri, come quando facciamo un coro noi. Molte volte mi accorgo che guardo alcuni che cantano anche in televisione, credenti, e me ne accorgo bene, come te ne accorgi tu, che fanno per presentare loro stessi, come sanno fare, come sanno dire, tutte le mosse da professionisti. Loro non facevano così quando lo davano al Signore, perché stavano al buio. Saliva la lode dal loro cuore, non dovevano fare spettacolo per nessuno, erano lì per onorare il Signore, perché la loro vita era nelle mani del Signore. Il Signore non li poteva lasciare in quella posizione. Il Signore non ti vuole lasciare nella posizione che tu sei, ti ha dato una via di uscita. Onorare il Signore, servire il Signore, lodare il Signore, pregare il Signore, ed Egli ti crea delle sorprese mentre tu cammini con Lui. E non solo, tu esci fuori, ti fa vedere la salvezza degli altri, e gli altri sono quelli che poi prendono cura di te, perché Dio è grande. Quale canto cantiamo? 129. Numero? 829, che dice: prepariamoci alla preghiera. Il Signore deve fare grandi cose, perché Dio è grande. Egli ci parla della sua parola, che è verità, e ci fa vedere quanto è grande. Noi inseriamoci nel contesto degli insegnamenti e delle, non solo insegnamenti, ma dei tracciati che vediamo. Facciamoli. Io sento qualche cosa che esce dal mio cuore. Io sento di cantare un canto al mio Signore, colui che si è dato lì sulla croce, che ha chiesto di portare i miei
e i tuoi peccati. Gloria a te, Signore, grazie a te, Signore. Andare al Signore, eh? Il Signore ci dà delle istruzioni speciali per qualsiasi evento ci accade lungo il nostro cammino, perché non ci sono soltanto gli insegnamenti che troviamo man mano che le ascoltiamo, leggiamo la sua parola, ci sono dei tracciati che altri prima di noi sono passati e li hanno lasciati lì per dire: guarda, non è la testimonianza che loro la danno come testimonianza, è scritta la testimonianza per lasciare a noi un tracciato e per dire: così puoi fare in questo modo, che il Signore risponde. La ripetizione si trasforma di generazione in generazione, cioè si ripetono. Il Vangelo è lo stesso, Dio è lo stesso, noi dobbiamo fare lo stesso, non ci basta sapere, dobbiamo fare, dobbiamo muoverci. Possiamo, sì, se ogni giorno quel pezzettino che tu conosci e trovi nella sua parola lo depositi nel tuo cuore, al momento che ti serve, lo Spirito Santo ti rammemorerà. Quando tu lo metti dentro, se non ci metti niente, non ci trovi niente. Se tu invece perseveri nel mettere in pratica la parola
e scoprire altre cose, allora nel momento che ne hai bisogno, superi il test, superi il momento, perché la guida dello Spirito Santo ti trasporta come superarla in quel momento. Andiamo al Signore e ricordati, non ti voglio dire ricordati quello che poi non ti ricordi, ricordati con attenzione di ascoltare, perché se tu focalizzi e li metti nel cuore con tutta l'attenzione che richiedi e non te li fai sfiorare gli insegnamenti che ci sono nella parola del Signore, arriva il momento che rivengono a galla. Perciò Dio dice al suo popolo, ascolta Israele, Ascolta vuol dire poni mente, metti attenzione, che quello che stasera non ti serve, arriverà il momento che ti serve, ma se quando tu lo ascolti lo fai diventare il patrimonio dei tuoi sentimenti, al momento opportuno il tuo patrimonio verrà fuori e ti aiuterà a superare, perché ti viene, cosa diceva Giobbe, cosa faceva Paolo, come faceva Sila, qual era la loro posizione, ed ora tu ti ritrovi, come vuoi fare? Il Signore ti dà la via di uscita, perché ti ha dato già le direttive e tu con attenzione hai posto mente alle indicazioni che il Signore ti ha dato. Andiamo al Signore, Andiamo al Signore, perché Lui ci dà questi insegnamenti che dobbiamo metterli in pratica. Gloria al Signore. La cosa più grande che ti puoi ricordare stasera, fratello, sorella, ci sono degli esempi viventi ancora, che stanno passando dei brutti momenti, ma la loro fedeltà a Dio, quando tu vai, torni incoraggiato, perché c'è un credente che vive in comunione con Dio. Ti posso dare una testimonianza? Mia mamma fece un incidente stradale, si ruppe il quinto e il sesto anello della colonna vertebrale nella città di Busto Arsizio. Restò 90 giorni in trazione. Per 28 giorni non digerì ciò che aveva mangiato al matrimonio, perché uscirono fuori strada. Ha vissuto 28 anni su una sedia a rotelle. Un grande miracolo che venivano specialisti dalla Germania per verificare il caso di mia mamma, perché solo il 2-3% delle persone potevano vivere da quello che era accaduto. Un giovane, giovanissimo, che fece lo stesso incidente con una motocicletta, morì il giorno dopo, nello stesso reparto dove era mia mamma. Non siamo degli eroi. Mia mamma temeva il Signore. Le persone che venivano a trovare mia mamma tornavano incoraggiate, perché per lei vivere voleva dire vivere Cristo. Quando è arrivata agli ultimi giorni che non stava bene, mia moglie andò per dire, sentiva proprio il cuore che era come un buco, lo raccontava molto bene. Mia moglie e mia cognata dissero, andiamo a chiamare il cardiologo per capire che cosa succede. Disse, no, fermatevi, io ho tanto desiderato di partire, ora che il Signore mi chiama non voglio continuare, non vi scomodate, voglio andare col Signore. Fratello, sorella, forse stai attraversando qualche momento particolare, ma non piagnucolare, usa il metodo che Dio ti ha dato. Cerca di onorare il Signore nella tua vita, cerca di portare frutto per la gloria del Signore, perché la tua vita è nelle mani del Signore. Lui non ti ha lasciato, Lui non ti lascia. Rimettiti in moto, gli insegnamenti sono precisi. Comincia a lodare, a pregare il Signore, a lodare il Signore. Accetta come volontà di Dio alcuni momenti particolari della tua vita e lodalo, benedicilo, non ti fermare. Perché nel momento che meno te l'aspetti, il Signore ti dà una sorpresa e ti fa sentire la gioia della sua presenza. Alleluia. Andiamo al Signore insieme.
Signore, ti ringraziamo perché la tua parola ci parla in un modo vero, in un modo forte, in un modo serio. Stimola i nostri cuori, Signore, per dire che tu sei il grande e una volta che noi abbiamo incontrato te, Signore, siamo le persone beate in questo mondo, siamo le persone più felici, anche in momenti di difficoltà, Signore. La tua parola è piena e il tuo popolo è pieno di esperienza dove la tua presenza è più che sufficiente. Oh Signore, ristruttura la nostra fede, ristruttura il nostro modo di camminare con te, prendici per la mano e comincia a trasportarci nella giusta direzione, pur di restare insieme e nella tua presenza deve essere la bramosia del nostro cuore. Ti ringraziamo per la tua parola, perché è verità, perché ogni volta si presenta con un incoraggiamento nuovo per il momento che stiamo vivendo e noi ti vogliamo ringraziare, Signore, perché sappiamo che il tuo metodo funziona, sappiamo che la verità di Dio è quella che trasforma mente e cuore. Signore, ti vogliamo presentare quanti stanno attraversando un momento particolare. Tu hai sempre la via di uscita. Signore, dai indicazioni ad ogni tuo figlio, ogni tua figlia che in questo momento sta attraversando un momento difficile, per qualsiasi ragione, Signore. Tu ci hai dato la medicina questa sera. Permetti ai nostri cuori di immedesimarsi in questi due tuoi figli, Signore. In un Giobbe che per la storia ha avuto le sofferenze più grandi che di un essere umano che può avere, con un incoraggiamento della moglie, rinnega Dio e muore tutti i giorni che gli diceva la stessa cosa. Signore, ma tu li hai tirati fuori, ne hai fatto campioni di fede, non hanno badato a spese, non hanno curato la loro propria vita perché tu eri la loro vita. Tu vivevi nella loro vita, vivere era Cristo per loro, morire era guadagno. Signore, aiutaci. Oh, rinsalda il nostro rapporto con te, facci desiderare di vedere la tua gloria che si manifesta nella nostra vita. Te lo chiediamo, Dio, perché abbiamo proprio bisogno di una ristrutturazione spirituale. Signore, ti vogliamo presentare chi è ammalato, che realmente sappiamo che soffre. Abbassa le tue compassioni. Questa mattina, Signore, abbiamo udito nella tua parola che hai compassione delle moltitudini e ne guaristi tutti i malati. Tu sei lo stesso, Signore. Spandi uno spirito di guarigione questa sera, perché realmente lo Spirito tuo Santo possa portare guarigione, liberazione, salvezza e risposte a quanti cuori hanno bisogno di te, perché tu sei l'Iddio onnipotente. E noi ti ringraziamo, Signore, che siamo caduti nella tua rete, perché non diventiamo pesci morti, ma ci hai chiamati ad essere uomini vivi, uomini nuovi, donne nuove, Signore, rinnovate dalle cellule dello Spirito tuo Santo, che ci rigenera, ci rafforza, ci dà la forza di poter continuare il cammino insieme con te. Signore, abbassati questa sera davanti su ogni cuore che sta invocando la tua presenza. Chi più di te, Signore, conosce ogni situazione di fratelli e sorelle che sappiamo che ci sono dei momenti difficili. Noi, Signore, non siamo da meno, non ci sentiamo superiori perché amministriamo la tua parola, ma sappiamo che siamo sottoposti alle stesse debolezze. Ma noi insieme veniamo a te, Signore, per dire ristrutturaci, Signore. Fai una ristrutturazione nella nostra vita. Sì, te lo chiediamo, Dio.
nel nome potente di Gesù Cristo, mentre continuiamo a restare nella tua presenza. Signore, rispondi. Signore, rispondi, perché tu sei il Dio della risposta. Sembrava nero, sembrava tutto scuro quello che abbiamo letto, le cose non miglioravano, l'orario era il più nero, la mezzanotte, Signore, non c'è più oscurità della mezzanotte, e la loro vita era proprio messa in una posizione, ma con te le cose impossibili diventano possibili. Signore, abbassati su quanti invocano il tuo nome, su quanti vogliono onorare te se gli dai un altro poco di vita, su quanti vogliono ritornare a vivere per poterti lodare, su quanti non hanno fatto in tempo, ma in questo momento dicono: Signore, se tu mi dai un'altra possibilità, io ti voglio servire. Spirito Santo di Dio, cogli ogni occasione per portare anime a te, perché vogliamo che il tuo regno avanzi, che il tuo regno venga e che il potere del Figlio dell'Iddio vivente che tu gli hai dato possa manifestarsi nei cuori di quanti vengono rinnovati, ravvivati, rinati di nuovo per camminare verso il cielo insieme con te. Signore, abbassa il tuo sguardo di misericordia su quanti siamo nella tua presenza e rispondi, Signore, perché abbiamo bisogno di te. Alleluia. Tu conosci la posizione della tua Chiesa, tu conosci la posizione dei tuoi servi, tu conosci la posizione di quanti, Signore, invocano il tuo nome ed hanno veramente bisogno, perché noi non vogliamo sottovalutare minimamente le difficoltà che ognuno di noi attraversa, però sappiamo, Signore, e ci hai parlato ancora stasera, che tu sei il Dio della risposta, tu sei il Dio della sorpresa, tu sei il Dio che operi al di sopra delle circostanze, perché tu rompi le leggi della natura, rompi le leggi naturali per far intervenire quelle soprannaturali, perché tu hai il potere. Opera per la gloria tua questa sera, dovunque c'è una mano che si innalza verso di te, una mano di fede per dire: Signore, io ho bisogno di te, per la gloria di Gesù Cristo, rispondi, perché il tuo nome venga glorificato, lodato, innalzato, che il tuo regno venga e si spanda il piano della tua volontà su ogni credente, su ogni essere e su coloro che sono sulla via della salvezza e non sono lontani dal fare passi di ubbidienza per far diventare te Signore della loro vita, per camminare con te. Signore, tu ci stai promettendo grandi cose che devi fare, perché tu ogni giorno allarghi il raggio della conoscenza della tua parola, e noi ti ringraziamo perché questa parola ha il potere rigenerativo, ha il potere dello Spirito Santo, che dove arriva è come una dinamite che rompe i cuori più duri che ci sono e fa le opere più grandi che possiamo immaginare. Subentra col soprannaturale in questa ora, Signore, ed opera per la gloria di Gesù Cristo, che il soprannaturale avvolga il naturale e manifesti la gloria del Cristo risorto, che siede alla destra di Dio e che ogni potere gli è stato dato per amministrare ogni cosa secondo il piano della sua volontà. Signore, abbassati mentre restiamo nella tua presenza e aiuta ognuno che si rivolge a te di qualsiasi natura. Noi sappiamo che tu fai al di là di quello che noi ti chiediamo e puoi fare al di là di quello che noi immaginiamo, perciò ci mettiamo nelle tue mani e continuiamo a pregare te, perché sappiamo che tu hai la risposta. Questa sera, Signore, opera nella vita, nel cuore, nelle famiglie di quanti siamo nella tua presenza, mentre continuiamo ad intercedere, Signore, per quanti veramente non ce la fanno. Aiutali, Signore, te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Benedetto tu sei, Signore.
sogno di te che sei. Il cielo scenderà.
Alzo le mie mani e tocco la realtà. Io ti adorerò in spirito e verità per l'eternità. Gloria al Signore, benedetto sia il Signore. Stasera fai come faceva Paolo e Sila. Pregando, cantavano inni a Dio. Cambia l'atmosfera dove sei tu stasera. Cambiala. Sì, può essere anche nero come la mezzanotte. Segui quello che la parola di Dio ci dice. Quando noi ci muoviamo sulle indicazioni che troviamo nella sua parola diventa viva, diventa la risposta nostra. Sulla mezzanotte era scuro, stavano soffrendo, erano in una posizione e avevano ricevuto il peggio che potevano ricevere. Ma ecco, pregando, cantavano inni a Dio e facevano spettacolo nel carcere, al buio, a mezzanotte. Per te non è più buio della mezzanotte stasera. Prega e loda il Signore, perché Egli ti tira fuori. Mentre ascolti il canto, canta e prega, e siamo armonizzati con la volontà del Signore. Canta e prega, esponi il tuo bisogno, ma loda il Signore, perché Egli ti risponde, gloria al Signore. Vai, metti un bel canto, canta e prega, e vedrai la gloria del Signore che si manifesta nella tua vita. Aspettati delle grandi sorprese dal Signore. Mette tra noi la visione di sconosciuta, l'unzione scende su noi, noi che cantiamo Gesù, e tutti insieme viviamo, Signore vogliamo di più dell'unzione di più, e la tua gloria di più.
tentazione scende su noi, portando gloria e maestà. Poi non c'è mente fra noi, guarigione e ristoro ci dà. L'unzione scende su noi, glorificando Gesù. E tutti insieme gridiamo, Signore vogliamo di più dell'unzione, di più della tua gloria, di abbiamo fame di te, perché sappiamo che c'è ancora e molto di più dell'unzione, di più della tua gloria, di più Spirito Santo. Noi riceviamo la tua descansione su noi. Se sei battezzato nello Spirito Santo, se lo Spirito Santo, se sei ripieno di Spirito Santo, se parli in lingue, esercitati mentre siamo nella sua presenza, lodalo con la lingua celeste, perché serve per l'edificazione personale, ti fortifica, ti edifica. Serve per l'edificazione personale, egli ti fortifica, tu sei in una giusta posizione, sei a casa tua, sei da solo, fortificati nel Signore, mentre continuiamo a pregare, mentre continuiamo a lodare, lodalo con la lingua celeste e vedrai la gloria del Signore che riempirà il tuo cuore, perché è di uno spessore diverso. Edificati nel Signore, perché poi sarai più forte nell'affrontare la quotidianità ogni giorno insieme al Signore, col potere dello Spirito Santo che ti riempie da ogni parte, il divino nell'umano che ti dà forza per continuare il cammino e poter vivere una vita vittoriosa con il Signore, senza badare alle circostanze, ma onorare il Signore con tutto il tuo sommo potere. Benedetto sei, Signore, ti vogliamo lodare, ti vogliamo benedire, ti vogliamo glorificare, perché tu sei degno, tu sei degno, tu sei degno, Signore. Che regni alto nei cieli, il tuo amore che si spande su di noi per le tue compassioni. Compassioni. Grande, il tuo amor, grande.
grande, grande è il tuo amore, il tuo amore, il tuo amore. Signore, grazie, Signore, ti vogliamo ringraziare ancora questa sera, Signore, perché tu ci dici: beati coloro che confidano nel mio amore, perché io li farò liberi, perché l'amore mio ti farà libero. Oh sì, Signore, ti vogliamo benedire con tutto il cuore ancora questa sera, Signore, per la grandezza del tuo amore, Signore, che hai per ognuno di noi, Signore, e per coloro che ancora sono a casa, Signore, che tu questa sera li hai raggiunti con la tua parola, Signore, e che li inviti ancora questa sera a confidare a te, in te, Signore, e a cantare a te, Signore. Possa tu in questo momento, Signore, mettere in ogni cuore, Signore, un canto di liberazione, Signore, il canto giusto che viene da te, affinché attraverso questo canto, Signore, che tu metterai nei loro cuori, Signore, tu questa sera, Signore, darai la liberazione, Signore, tu darai la vittoria, Signore, perché il canto che tu metterai, Signore, li tirerà fuori, Signore, dalla prigione in cui sono, Signore. Grazie, Signore, grazie per quello che farai, Signore, perché tu in questo momento, Signore, stai vedendo, Signore, che ci sono dei cuori imprigionati, Signore, e che tu li vuoi liberare, tu li vuoi cacciare fuori da quella prigione dove si trovano. E questa sera è lo Spirito Santo che ti invita a cantare, a levare il cuore al Signore, perché il Signore ti ama e ti vuole liberare ancora questa sera. Oh, grazie, Signore, grazie per questo amore grande, Signore, che tu hai, Signore. Grazie, grazie, grazie. Grazie a te, Signore. Grazie per Gesù, ti vogliamo lodare e ringraziare con tutto il cuore, Signore, perché tu sei un Dio grande, Signore, tu sei un Dio benigno e pieno di misericordia. Beato chi confida in te con tutto il cuore. Alleluia, alleluia, alleluia. Ti han tradito con un bacio, ti han ferito ed umiliato, e a volte piango quando penso a quel che ha fatto con amore per me. Sei andato sulla croce, non ti sei tirato indietro, che amore per me. Quello che tu hai.
sui nostri cuori. Spandilo per la virtù dello Spirito Santo su ogni cuore aperto nella tua presenza. Alleluia. Spandilo in ogni cuore aperto nella tua presenza. Il miele della tua dolcezza possa penetrare in ogni cuore aperto davanti a te, Spirito Santo di Dio. Rilascia questo amore profondo. A te, mio Dio, affido me stessa con ciò che sono per te, Signor. Il mondo mio è nelle tue mani, io sono tua per sempre. Con
alzato su nel cielo, il mio credo in te. Vogliamo ringraziare il Signore insieme. Allora questa sera ancora abbiamo visto un metodo antico che funziona. Pregando cantavano inni a Dio. Il Signore è all'opera. Io ti voglio raccomandare, quando noi preghiamo, tu mettiti a lodare il Signore. Mettiti libero nella sua presenza, libera. E lo lodi, e preghi, e lascia fare al Signore, perché il Signore attraverso la lode farà sentire la tua presenza nel suo cuore, farà sentire la sua presenza nel tuo cuore. Senti la dolcezza della sua presenza. Il Signore si è fatto garante di spandere lo Spirito suo Santo sul suo popolo, attraverso la lode, mentre siamo nella sua presenza. Allora, se tu parli la lingua celeste, che sei battezzato nello Spirito Santo, esprimilo nella sua presenza. Mettiti a danzare quando preghiamo, mettiti a lodarlo con tutto il cuore. Perdi coscienza di te e onora il Signore con tutto il cuore. Se tu senti diversamente che non sei battezzato nello Spirito Santo, fallo in un modo semplice, lo lodi con tutto il tuo cuore, apriti, festeggia nella sua presenza, perché questo è il segreto. Il Signore ci ha detto che attraverso la lode spanderà il suo spirito dove arriva la lode. Quando la tua lode si incrocia con quella di tutto il suo popolo, lo Spirito Santo opererà nella tua vita. Sentirai l'amore di Dio che ti scorre addosso. Il Signore ce lo ha detto, che spanderà il suo spirito e tu avvertirai l'amore suo che scorre attraverso di te, in un modo speciale. Dio lo fa. Dio è all'opera, Dio non guarda la distanza, Dio non guarda la distanza, Dio ti raggiunge dove sei e senti la dolcezza della presenza dello Spirito Santo che ti scorre, l'amore di Dio in un modo speciale. L'amore di Dio è scritto nella sua parola,
ma noi lo dobbiamo vivere, lo dobbiamo sentire. La comunione dello Spirito Santo trasferisce l'amore di Dio nella tua vita. Ti senti avvolto, senti una dolcezza che riempie il tuo essere e l'amore suo scorre attraverso il tuo essere in un modo speciale. Tu però devi eseguire quello che dice la parola del Signore. Questa sera la parola del Signore ti ha dato un'indicazione che tu la ripeterai. Quando andiamo nella sua presenza, loda il Signore, pregando, lo lodi, festeggi nella sua presenza ed Egli con lo Spirito Santo ti farà sentire la sua presenza in un modo inequivocabile. Lui lo sta facendo, Lui lo fa, Lui ha iniziato così, sta continuando così. Credenti che ci telefonano da più parti a distanza, che sentono la presenza dello Spirito Santo e l'amore di Dio che scorre nella loro vita, perché è Dio che lo fa. Dio fa quel che promette, Dio ce l'ha promesso, ce lo fa gustare ogni giorno e lo vuole espandere in questo piccolo globo. Parlare dell'amore di Dio non basta solo parlarne, noi lo dobbiamo vivere, lo dobbiamo sentire, lo dobbiamo percepire in un modo forte, lo dobbiamo sentire che scorre nel nostro cuore in un modo speciale, perché Dio è amore e la sua presenza nel nostro cuore porta l'amore suo, che è un amore così denso, così forte, così piacevole a restarci, perché la presenza di Dio trasforma la tua vita. Tu già lo avverti, tu già lo sai e qualche volta ti sei chiesto: ma che mi succede? Ci sono di quelli che ci chiedono: ma che mi succede quando io comincio a lodare il Signore insieme con voi? Mi attacca in un modo così forte l'amore che non mi è mai successo. Ma Dio è all'opera, vuole mostrare l'amore suo attraverso l'essere tuo, perché il tuo spirito viene toccato dallo Spirito Santo. E dato che Dio, per l'essenza che Egli è amore dichiarato nella sua parola, il suo amore si collega nella tua vita e senti nella tua vita l'amore di Dio che scorre. Perciò, quando è il momento di andare al Signore, entra in festa nella sua presenza. Stavano nei ceppi, cantavano, perché il segreto è nella lode. Quando tu lodi il Signore e festeggi nella sua presenza, tu inviti lo Spirito Santo a festeggiare insieme con te. Attenzione, ma poi è la sua presenza che aumenta la lode nel tuo cuore, perché si sincronizza in un modo speciale. Come si sincronizza nella preghiera che ci fa da guida, così si sincronizza nella lode per portarti e farti comprendere il valore della lode che tu esprimi quando benessere porta nel tuo cuore. Ti intenerisce. E quell'intenerimento che cosa fa? Comincia a generare i doni dello Spirito Santo nella tua vita. Perché la tua vita diventa come una primavera. In primavera che succede? C'è una fauna che cresce, animali di tutte specie. Io so che nel mese di maggio, quando camminiamo con la macchina, abbiamo sempre i vetri sporchi. Perché? Grilli, farfalle, tutti i tipi di... Perché in quell'atmosfera, alla velocità che noi portiamo, nell'ambiente dove noi ci troviamo, è pieno di tanti piccoli, perché tanti piccoli animali, perché la temperatura è quella che fa sviluppare. Così nel tuo cuore, quando l'alimentazione dello Spirito Santo attraverso la lode in sincerità che tu innalzi al Signore, lì cominciano a crescere i doni dello Spirito Santo e tu li amministri. Man mano ti rivela che cosa ha messo dentro di te e amministri sotto la guida dello Spirito Santo i doni della sua presenza, i doni, i carismi che Egli ti dona, che non sono solo parlare in lingue, non è solo profezia, parole di conoscenza. C'è un'infinità di doni, perché il corpo di Cristo
è ricco di doni spirituali che vuole distribuire alla Chiesa, coloro che sono nati di nuovo, che lo lodano, che lo benedicono, che sono una fotocopia del cielo. Fotocopia che vuol dire? Che nel cielo tutti lodano il Signore e noi lo lodiamo sulla terra e insieme onoriamo colui che merita l'onore, la gloria, innalzato, la benedizione da parte nostra. Noi benediciamo Lui e Lui benedice noi. Noi facciamo salire la gratitudine del nostro cuore e Lui ci benedice perché dimora nella nostra vita. Vuoi gustare l'amore di Dio? Quando cominciamo a lodare il Signore, mettiti a lodarlo, estraniti da tutte le altre cose e di Signore ti voglio benedire. Cominci a parlare la lingua dello Spirito e ti ricarichi, perché la Scrittura dice che ti edifica. Metti per cortesia 1 Corinzi 14,4. Ci sono due parti molto importanti. Fatti una bella ricarica di quelle fatte dallo Spirito Santo. Gratuito, non si paga. Non paghi neppure la spesa. Gloria al Signore. Mettilo. Chi parla in altra lingua edifica se stesso. Qui distingue solo i ruoli dei doni spirituali. Di due. Ma chi profetizza edifica la Chiesa. Dato che tu sei solo, tu sei sola, sei nella tua piccola casa, nella tua piccola macchina, dove sei, edifica te stesso cominciando a parlare la lingua dello Spirito, perché allora scopri la ricchezza dell'essere edificati sotto l'unzione dello Spirito Santo. Il Signore sta creando un'atmosfera bellissima in ogni casa, in ogni cuore che si apre, e la tua casa diventa una casa di adorazione. Perché Egli vive nella tua vita e vive nella tua casa e comincia a cambiare le cose nella tua famiglia, nel tuo vicinato, nelle cose che tu fai. Ringraziamo il Signore insieme. Dai, andiamo al Signore. Ci vogliamo alzare in piedi, sorelle, fratelli. Signore, ti vogliamo ringraziare, ti vogliamo benedire, che tu in un modo semplice edifichi il tuo popolo. Perché lo Spirito Santo aleggia su di ognuno di noi e mentre noi ci apriamo a te, tu riempi i nostri cuori della tua presenza. E noi tutti insieme, Signore, ti vogliamo dire grazie, grazie, grazie. Grazie a te, Gesù, che hai promesso lo Spirito Santo e ancora nel XXI secolo tu lo spandi sul tuo popolo e noi ti ringraziamo. Ci aspettiamo grandi cose, Signore, perché tu hai detto che negli ultimi tempi ci sarà una grande spasa di Spirito Santo, perché, Signore, tu sei all'opera prima del ritorno del tuo figliuolo. Tu vuoi riempire il cielo, perciò noi diciamo insieme: venga il tuo regno, Signore, e la tua volontà sia fatta nella nostra vita, perché tu possa avere la lode, l'onore e la gloria, perché tu sei degno, tu sei degno, tu sei degno, e noi ti lodiamo. Grazie, Signore, grazie, Signore. Amen, amen. Dio ti benedica, Dio piacendo, ci vediamo domani mattina alle 10:30 per la solita visita pastorale, per prendere un altro pezzettino della parola del Signore, aggiungerlo per costruire la nostra fede sulla parola di Dio. E poi vediamo i risultati, perché Dio è all'opera e la gloria è solo a Lui. A Lui e a Lui soltanto. Pace, Dio ti benedica.